What we do here is go back, 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 back. YouTube, canale di Federico Alterio. Siamo nel sud pontino, a pochi chilometri dalla Campania, per un incontro letterario, premiazione meglio letteraria. E adesso ecco, ce ne parlerà il premiante, che sarà premiato, e il produttore. Vediamo, allora, si chiama lei? Salve, Andrea Del Monte, cantautore. Cantautore, da origini? Latina. Latina, com'è scelta questa località? Ma veramente ci hanno chiamato l'organizzazione per un disco libro che ho fatto dedicato a Pierpaolo Pasolini, che si chiama Caro Poeta Caro Amico, dove ci sono delle poesie che ho musicato e ci sono delle interviste fatte a personaggi che hanno lavorato o comunque che hanno conosciuto Pierpaolo Pasolini, e quindi mi hanno affidato questo premio che si chiama Acqua Noir. Bene, avrà dovuto fare dei percorsi, ricerche, contatti, sicuramente, difficoltà? Assolutamente, 8-9 mesi di lavoro tra musicare le poesie, studio e registrazione e ricerche, facendo appunto delle interviste a questi personaggi. E l'input chi gliel'ha dato? L'input è nato da Antonio Veneziani, che è un poeta della scuola romana, che viene da Pierpaolo Pasolini, bellezza, eccetera. E quindi lui è il deus machina della situazione, ci siamo incrociati, incontrati e abbiamo dato vita a questo progetto. Ma non finisce qua, perché ho sentito che ci sono, come se dovesse fare un tour. Sì, già siamo in giro da un paio d'anni, abbiamo fatto 70 presentazioni un po' in tutta Italia, anche a Londra, all'Italian Bookshop, quindi continua, e adesso stiamo lavorando a un nuovo progetto sempre musicale e letterario che tratterà tutto altro argomento. Perché la scelta su Pasolini? Pierpaolo Pasolini perché è nata proprio dalla contemporaneità di questo grande artista del Novecento. Oggi ce n'è bisogno più che mai di diffondere l'ascito pasoliniano, quindi pensavo che era giusto, era il momento giusto. Dopo avremo modo di ascoltarla durante la premiazione. Invece adesso ci presenta? Il produttore discografico, Gino Incerti. E Latina sempre? Sì, Latina, però vivo in Germania, dove ho creduto in lui, e sono 9 anni che lui ha vinto pure il Cantagiro, il premio della critica del Cantagiro. E poi dopo abbiamo fatto una poesia su Pasolini, supplica a mia madre, lui che gli piaceva, e ho creduto in lui. C'è creduto, credo, tutto qua. Certo, credo ancora, certo. Perché sono 10 anni che lo seguono. Quindi andate avanti e indietro, sì, per sì, questi eventi. Sì, facciamo questi eventi, queste cose, e adesso stiamo facendo un'altra produzione che uscirà a dicembre. E lo studio dove è collocato? In vari studi, perfetto. Latina, in Germania, Milano, altre parti, Roma, tutto. E avete poi scelto un musicista che accompagnatore, vero? Il musicista sì, è lui. Poi sul disco è suonato John Jackson, il chitarrista di Bob Dylan. Forse Andrea non te l'ha detto, però è un chitarrista che a livello, fai l'intervista adesso a lui, perché ti certo, certo, chi certo, certo. Beh, se aveva la chitarra in mano era meglio, no, però vabbè, lo faremo dopo. Sì.
Niente, ci hanno chiamato per questo premio. Perfetto. Andiamo avanti dal 2015, che è a 40 anni di Pasolini, che poi io l'ho conosciuto personalmente perché lui stava sempre in un ristorante a Borgo Grappa, a Gigetto, un grande ristorante conosciuto in tutto il mondo. Ha fatto conoscere lui, diciamo, no, grazie alla sua presenza, sì, ecco, è importante. Alla sua presenza, che io ero lì, con tutti casualmente. Gli dove ho lavorato io lavoravo con Rocky Roberts, questo è Dorichesi, questo qui, e poi mi sono messo a fare, nell'82 mi sono messo a fare discografico. Crede più in questo sì, credo nella musica, mestiere o professione? Sì. Allora, ce lo presento, il giovane si chiama? Gabi. Allora, buonasera a tutti, io sono Roberto Cardinali, sono un chitarrista, un musicista di Sesse, di Latina, e anche collaboro già da molto tempo con il mio carissimo amico Andrea Del Monte, una collaborazione che va avanti da quasi 10 anni, e ho avuto modo di registrare alcune tracce di chitarra in diversi suoi lavori, in diversi suoi dischi, oltre che accompagnarlo nei vari concerti, nei tour e di seguito. La scelta è così, non credo casuale, ci sarà sicuramente una motivazione alla scelta che ha fatto dei brani. Io mi occupo, diciamo, di musica a 360 gradi, di didattica, di chitarra classica, insomma di chitarra moderna, ma l'amicizia soprattutto che ci lega con Andrea ha fatto sì che ci sia stato un bel feeling musicale e personale. E quindi, diciamo, io sono onorato di collaborare con questo cantautore della zona, che sta comunque credendo in cose molto importanti. Faccio un grande in bocca al lupo e la nostra collaborazione continuerà sicuramente per molto, molto tempo. Bene, a più tardi alla cerimonia, grazie. Buonasera, sempre per la rubrica La Parola, diamo la parola a due artisti, in questo caso letterario, campo letterario. Oltre al giovane che già abbiamo ascoltato, abbiamo un altro autore, Antonio Veneziani, giusto? Perché in questa occasione? Presente per quale motivo? Perché mi hanno invitato. E perché mi devono dare un premio, così mi è stato detto, e poi perché ho collaborato al disco libro di Andrea Del Monte, che si chiama Caro Poeta, Caro Amico, dedicato a Pierpaolo Pasolini, forse anche per qualche altro motivo, visto che ho pubblicato 75 libri. E genere i suoi 75 libri, su che cosa? Io sono considerato un poeta, ma ho fatto anche libri di altro genere, di prevalentemente, ecco, la più, cioè, essenzialmente sono un poeta, poi ho scritto anche libri d'inchiesta, due famosissimi, uno che si chiama I Mignotti, che è sulla prostituzione maschile, uno che uscirà tra poco sul mondo delle trans. Adesso sto, non so, ho appena finito, che è stato in giro per vari festival, un documentario insieme a Fabio Massimo Lozzi, appunto, che si chiama Nessuno è perfetto, non so, poi... L'editore che crede più in lei? Ho pubblicato con quasi tutti gli editori italiani importanti, quindi non lo so, ultimamente lavoro molto, dopo 40 anni esce uno dei libri che ha fatto storia della poesia, che si chiama Brown Sugar, esce con le edizioni H, ma lavoro molto con Conte Sisto, ho lavorato con Castelvecchi, Elliot, poi non lo so, chiunque, ma mi sembra un po'... E lei ha origini? Io sono nato per caso a Piacenza, ho girato, poi sono venuto a vivere un po' per scelta, un po' per caso a Roma, e poi ho girato il mondo, nel senso sono stato in America,
un po' dappertutto, cioè, nel senso molto in America, molto in Francia, e in India, in Giappone. La nazione che diciamo ha più sensibilità per i suoi lavori, le sue opere artistiche? Beh, intanto gli italiani, poi i francesi e gli americani che mi pubblicano, i russi mi hanno pubblicato. Ovviamente tutto tradotto, con traduzioni, no? Certo. Perfetto. Che auguri può fare al giovanissimo? Non c'è bisogno di auguri, lui... Beh, lei è più esperienza, ovviamente. Fa il suo percorso. Mestiere, nel senso che lungi da me pensare, io penso che i giovani siano il futuro di qualsiasi cosa, in particolar modo dell'arte, per cui mi contorno sempre di giovani, per cui lui lo stimo molto, so che è un cantautore, anche se ultimamente bisognerebbe parlare di altro, che fa dei dischi molto particolari, cioè dei concept disc, che finalmente sarebbe il caso di riscoprirli, quindi sono contento. Questo qui è un disco veramente raro, non solo nel panorama italiano, ma anche europeo e forse mondiale, come è stato detto da molti critici. È un disco scritto da poeti, intanto non da persone che hanno scritto una canzone, ma da poeti che hanno scritto una poesia, e poi è stato musicato da lui e da molti altri musicisti, che ci vorrebbe mezz'ora per elencarli tutti. Uno fra tutti è il chitarrista di Bob Dylan, John Jackson. Bravo. Sei preparato? La risposta, sì. Quindi in futuro abbiamo un progetto di cui non possiamo anticipare, parlare, che uscirà però in primavera e che è sempre un concept disc, cioè nel senso c'è un libro e un disco. Anche qui c'è anche un libro molto importante. Curato da Claudio Marrucci e Ignazio Gori, che sono due giovani autori che stanno anche nel disco. Poi basta, insomma, credo che sia più che sufficiente. Una domanda, non credo impertinente, perché la lucertola? Non è una lucertola, mi dispiace, ma è un geco ed è uno degli animali che amo di più. Fra l'altro questo particolare geco è una cosa molto rara, un geco è una cosa degli anni 50 che mi ha regalato mio padre, che è una persona che ho amato molto sia come padre ma anche come artista, e quindi in occasioni in cui sono abbastanza legato anche lo metto, perché mi porta certo, molto. Perfetto, grazie. Prego. Buone cose, grazie per la disponibilità. Grazie. Sera e Antonio Medaglia a prendere posto vicino a noi, grazie. Quotidiana, con la consapevolezza e con mettendo in atto appunto comportamenti che siano leciti, e quindi tutto ciò che appunto il mio libro parla di tutto ciò che, tutte quelle situazioni che possono essere critiche dentro e fuori il web, quindi sia comportamenti che possono essere penalmente rilevanti che tutte quelle situazioni appunto borderline che esistono nella realtà digitale. Dalle scuole quanto soprattutto ai formatori e ai loro genitori, perché spesso anche i genitori non sanno come appunto confrontarsi con i loro figli, proprio perché c'è questo grande gap generazionale, questa diciamo visione di vedute differenti. E nel libro non parlo solo della pedopornografia, ecco, ora tu Gianluca prima alludevi al sexting, che è praticamente il fenomeno con cui c'è questo scambio di informazioni e di immagini che a sfondo sessuale, che spesso diciamo non si sa mai come può andare a finire, ma perché spesso e volentieri poi le coppie molto diciamo critico, si è stato inclemente nei confronti dell'Italia, nei confronti del sud eccetera, e chi dice queste cose non immagina quale grande sacrificio, quale grande difficoltà per chi scrive di dover raccontare queste realtà
di dover praticamente esprimere queste realtà. Io l'ho voluto fare, perché ho voluto dare, ho voluto guardare con gli occhi del Sud, come dice il titolo del mio libro, ho voluto guardare con la mia esperienza, vabbè, perché poi ogni anno scendevo giù dove ero nato, quindi ancora ho dei rapporti con il mio paese, eccetera, e quindi ho vissuto personalmente queste cose. Va bene. Rifugge l'omologazione e si esprime sempre in uno stile schietto e autentico. A cura del CD libro, caro poeta, caro amico, lui è Antonio Veneziani. Produttore discografico, con l'etichetta tedesca Sound System Records, ha dato vita a progetti culturali che fondono la letteratura, la storia, le tradizioni e la musica. Gino Incerti. Veneziani. È curato questa splendida antologia che fonde la poetica di Pasolini, i ricordi, gli aneddoti di coloro che comunque lo hanno conosciuto o hanno amato le sue opere, ed hai fatto incontrare in un progetto multidisciplinare la letteratura con la musica. Intanto invito il cantautore Andrea Del Monte e il maestro di chitarra Roberto Cardinali a prendere posto. Giovani e giovanissimi. Infatti i due curatori sono due giovani che non certo non l'hanno conosciuto perché non erano ancora nati. Uno è Claudio Marrucci, che adesso è fresco voce di questo romanzo e questo premio. E va bene, va. Veneziani, e appunto l'ha scritto per il quarantennale per la morte di Paolo Pasolini, e si intitola appunto Caro poeta, caro amico. Tutti i giorni, l'intero giorno, rimango ad aspettare la distruzione della città, di questa città crepata di muri e nelle anime. Caro della musica dance, invece con questo CD ecco la musica d'autore. Sì, perché sono 10 anni che credo a Andrea, sono sempre emozionata. 10 anni che credo a Andrea, e quando abbiamo fatto Supplica a mia madre è stato un progetto molto bello. Poi abbiamo incontrato Antonio, tutti quanti, e abbiamo lavorato un anno su questo progetto, dove molte case discografiche in Italia non credono mai ai giovani, non ci credono perché puntano solo su questi che cacciano i soldi. Ti faccio un paragone di un amico mio, Gianluca Vacchi, non so se lo conoscete, un DJ. 8 milioni di euro ha speso fino adesso per fare questo lancio suo. Vita mancata, la paternità culturale mancata di Pierpaolo Pasolini, e si intitola appunto, come diceva Gianluca, Le parole del silenzio. Vai, Doc. Silenzio parla, parole di fango, impossibile dimenticarlo. Padre, il tuo silenzio è un macigno custodito nel caso. Grazie Antonio Veneziani, grazie al consigliere regionale Pino Simeone. Prego. L'appello. Comprate i libri, vuole fare l'appello. Comprate i libri. Perfetto. Poi dopo verificate e io ve lo ripago con 5 però validi buoni motivi, non uno soltanto. Uno è troppo facile trovarlo. Bene. 5 ci vuole un po' di tempo. Grazie. Abbastanza nuova, perché appunto il romanzo di genere, prima parlavate dei generi e io li abolirei, perché nei confronti di questo tipo di narrativa c'è un po' di spocchia, no? Ma io vorrei ricordare che a questo genere narrativo afferiscono Il nome della rosa, A ciascuno il suo, Il giorno della civetta. Oggi che l'hanno un po' sdoganato già. Sì, ma oggi se riuscisse Il tempo di uccidere di Flaiano, visto che ho vinto il Flaiano, mi piace nominarlo, è il mio Flaiano, che è stato un grande giornalista, critico
teatrale, umorista, sceneggiatore, un uomo dal multiforme ingegno, sarebbe un noir. Se uscisse Il segreto di Luca di Silone sarebbe considerato un noir, ma insomma... Questo racconto nasce attorno a dunque questo racconto nasce attorno ad un è un racconto completamente, una storia completamente inventata, però nasce attorno ad un'intervista effettivamente che ho fatto veramente ad un brigadista rosso che diciamo, dei paraggi, che era contemporaneo, vivente, ed è stato l'unico articolo della mia vita che mi sono mai pubblicato. Ci vengo a dire che non fu una censura, ma il direttore dell'epoca, Gigi Gardarelli, mi disse: guarda, devi approfondire, devi allargare l'orizzonte di questa intervista. E io non l'ho fatto, quindi ovviamente l'ho lasciato andare questa intervista. Poi attorno a questo, dopo molto tempo, nasce una storia che è completamente svincolata da quello che diciamo, dal personaggio realmente esistente. E, però quello che lui mi disse è l'unica cosa vera di questo piccolo romanzo del mio esordio, che ha come protagonista una donna che lavora nella comunicazione e che a un certo punto va a svuotare la casa di famiglia e trova delle foto che lei stessa aveva scattato molto tempo prima e che ritraggono un incidente. In cerca della verità, se ti riferisci alla cronaca, anche quella in cerca della verità giudiziaria, che spesso non coincide con la verità fattuale. Sinceramente credo che, questo vale per me almeno, noi giornalisti della cronaca forse ci rifugiamo, no, nel racconto, perché nella vita reale siamo costretti a seguire la cronaca, a stare più vicino possibile. Nel racconto c'è un po' come ci pare, insomma, ci muoviamo liberamente, almeno questo... Diciamo, senza rischi di querele, magari. Senza rischi... Vabbè, colgo l'occasione. È ben fatto, è ben architettato, è ben pensato. Porta via il lettore dalla realtà, che è una realtà di solito triste, avvilente, di burocrazia, di traffico, di mezzi che non arrivano, parlo di Roma, di una città sporca. Oggi, andando a fare la spesa per mia figlia, al centro di Roma, proprio dietro le mura vaticane, davanti ai cassonetti ho trovato un divano buttato da qualcuno che... In buono stato? Sì, si poteva anche riutilizzare, ma insomma aveva veramente avvilito l'idea di vivere al centro di Roma, la città più bella in assoluto al mondo, io credo, che vive della sua storia ma che viene continuamente calpestata. Questa storia.